La partita è stata interpretata benissimo dai miei ragazzi. Abbiamo fatto un primo tempo veramente superlativo, dove potevamo e dovevamo chiudere con un passivo superiore al 2-0. Nel secondo tempo, due giocate di altissimo livello degli avversari ci hanno portato sul 2-2. Dopodiché, la partita ha vissuto un momento di stallo fino a un episodio nel tempo supplementare, dove per una deviazione fortuita ci ha visti andare in svantaggio. Nel portiere di movimento abbiamo avuto tantissime occasioni, abbiamo trovato un portiere avversario in giornata strepitosa e non siamo riusciti a pareggiare, cosa che avremmo fatto con merito. Ora testa alla prossima partita a Roma e abbiamo assolutamente ancora le nostre carte da giocare. Abbiamo capito da questa partita che ce la giochiamo alla pari e ce la vogliamo giocare fino in fondo.